merda, raga, questo sport sta diventando uno schifo totale e mi viene di dire questo perché sono giorni che dentro nella mia testa penso al Barcellona, a quanto cazzo è indebitato il Barcellona, raga. Iscrivetevi al canale e lasciate un pollice in su se anche voi siete schifati da questa situazione che dovremmo parlarne di più con veemenza, dovremmo combattere questa situazione che è surreale. Il Barcellona che deve recuperare la bellezza di 500 milioni abbassando il monte ingaggio, vendendo i calciatori per poter far mercato perché i debiti del Barcellona ammontano a cifre stratosferiche, sono molto di più di questi 500 milioni che devono recuperare assolutamente. Tanto da non poter neanche confermare gli ingaggi di Frank Essie e gli altri giocatori che hanno preso. Che io dico: Frank, chiama Maldini, digli, Maldini, inginocchiati, digli scusami, voglio rinnovare a 5 milioni. Perché tanto ti ritrovi che magari oggi ti danno quei 6, 6 e mezzo, 6 più bonus che ti hanno promesso. L'anno prossimo ti dicono che bisogna accorciare gli ingaggi. Però niente, raga, quello che mi fa incazzare a me è perché il Barcellona può fare la Champions League? Dove sei, Ceferin? Ceferin che quando parla dell'Italia dice non so quante squadre potranno iscriversi in Europa quando entrerà in vigore il nuovo Financial Fair Play e il Barcellona non lo nomini mai. Perché mi devi spiegare? 500 milioni solo da recuperare quest'anno. Il loro presidente di Lega non gli lascia acquistare nessuno finché non sistema questo problema. Ma dove sono i nostri? Il nostro Gravina, il nostro D'Alpino, perché ci avete due coglioni che sono piccoli come delle noccioline. Ma invece voi quando Ceferin dice queste cose sul campionato italiano dovreste fargli e rendergli presente questo schifo, dovete dirgli perché il Milan non ha fatto l'Europa League e perdendoci un sacco di soldi, invece il Barcellona può partecipare a tutte le coppe del mondo e ve ne fottete, non lo mettete alla gogna mediatica come è stato messo il Milan. Ed è questo che dà fastidio di questo calcio malato, che le regole non sono uguali per tutti e noi dovremmo essere esausti da questa cosa, dovremmo essere più incazzati, dovremmo protestare di più, ma quelli che dovrebbero fare dove sono? Gravina, dove sei? Non ti fai mai sentire, ti interessa solo di prendere lo stipendio a fine mese o raccontare le tue cazzate sui playoff. Ma questa è la cosa più importante, far rispettare il nostro campionato e soprattutto far rispettare le regole che al nostro campionato stanno imponendo anche a tutto il resto dell'Europa. E devi essere tu che ti incazzi davanti alle telecamere. Non devi stare lì così a subire tutte le cagate che racconta Ceferin. Perché noi tifosi siamo stanchi, ci siamo rotti il cazzo. Noi facciamo ogni anno il mercato stando attenti al bilancio, con poche chance di puntare a vincere la Champions, mentre questi spendono, fanno e intanto i loro debiti ammontano a cifre sempre più alte, però intanto sono competitivi. Poi a un certo punto si accorgono che sono nella merda, come sta succedendo al Barcellona. E Barcellona, raga, non la deve fare la Champions, ma la farà. Però noi l'Europa League non l'abbiamo fatta e questo mi rende incazzoso come pochi. Ditemi la vostra, raga, sempre Forza Milan, ci vediamo nel pomeriggio.